Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questa è una pianta di salice storica, forse avrà più di 300 anni. Infatti mia nonna mi raccontava che lei l'aveva trovata qui quando aveva ereditato il terreno a sua volta dal padre e dal nonno che l'avevano trovata a loro volta lì, quindi avrà più di 300 anni. Diciamo anche che abbia fatto una bella festa di 100 anni a tua nonna, Sì, no? sì. Quindi, una volta c'era rispetto per l'ambiente, perché vedete, si piantavano filari di piante, questo è il solco dell'irrigazione, dove praticamente scorre l'acqua che servirà per irrigare le nostre patate, i nostri campi. Ecco, qui Quel c'è terreno anche lì, e lì c'è la portellina. un scambio, questo si prende, si mette da quest'altra parte, si interrompe l'acqua e l'acqua entra all'interno di quest'altro solco, poi Fantastico, si creano fantastico. altre chiusure e l'acqua a sua volta entra all'interno del Quindi terreno. diciamo che si riempie l'acqua e supera quel gradino lì e va ad irrigare un altro campo. Poi devo fare come queste storie, adesso la devo togliere, altrimenti poi entra nel terreno e non va più. Qui lo spettacolo, ragazzi, è fantastico. Non so se si vede lo spettacolo della natura che c'è qui. Guardate la montagna, che bella montagna. Quindi dicevamo che venivano piantate queste piane innanzitutto per l'argine, sostenere l'argine, così che praticamente non veniva eroso dall'acqua, dal passaggio dell'acqua. E queste piante avevano un doppio utilizzo, infatti, oltre al fatto che servivano per un triplo utilizzo, servivano per sorreggere l'argine, come frangivento, quindi quando arrivavano quelle tempeste, come arrivano delle volte in piena pianura dove hanno tolto tutte le piante, succede un disastro all'interno delle sale degli orti. Qui l'impatto è minore di queste tempeste perché le piante fanno la barriera, attutiscono questo tipo di situazione. Abbiamo vari tipi di piante, quindi abbiamo i salici, abbiamo le noci e poi abbiamo altre piante che servono per il terzo utilizzo che vi dicevo, cioè per fare i tutori per i pomodori. Eccole qua, questi sono altri salici. Spieghiamo anche che questa irrigazione non ha zero impatto sull'ambiente perché si irriga naturalmente con l'acqua che viene dal fiume senza usare cose artificiali come la corrente, ad Sì, questa esempio. è l'acqua del fiume Vera, vedi, questo è un altro fiume. Adesso sì, qua c'hanno due fiumiciattoli, diciamo, eccolo questo. Qua ci sono altre piante di selve di salice. Poi ci sono anche piante di pioppo. Quelli, come vi spiegavo sull'altro video, sono proprio la potatura di questi alberi e poi con questi pali ci si fanno i pali per i Noi questi pomodori, alberi capotesta. li potiamo all'altezza, diciamo, d'uomo per stare comodi, quindi ogni 3 anni, ogni 3 o 4 anni potiamo questi alberi e con i rami più grandi facciamo i sostegni più importanti, cioè quelli ogni 10 pomodori mettiamo sostegno che poi praticamente leghiamo con uno spago per far sorreggere meglio il filare e poi con quelli più piccoli ci facciamo il sostegno per i pomodori. Adesso vi facciamo vedere come si realizzano proprio manualmente. Anche perché con questi tempi di crisi non vale la pena andare a comprare pali di ferro, canne di bambù che poi alla fine si rovinano ugualmente, quindi, e poi costano un occhio della testa perché le canne di bambù costano anche 1 euro l'una. Ecco, Ma non facciamo sprechi, utilizziamo tutto quello che ci dà la natura. utilizziamo tutto. Sentite il rumore stupendo dell'acqua? Cioè, la natura ci dà tutto, non ci serve nient'altro praticamente. Ci dà l'acqua per irrigare, ci dà i pali per coltivare i nostri pomodori. Eccoli, questi li abbiamo già realizzati, anche lì sono gli altri. Questi vi Guardate che dicevo sono i pali più spettacolo. grandi, praticamente sono i pali più grandi, sono quelli che vengono utilizzati. Ogni 10 piante di pomodoro mettiamo un palo di questi e poi tiriamo uno spago praticamente e con quello spago, in poche parole, sorreggiamo il filare che altrimenti cadrebbe. Invece questi sono i pali più piccoli. Che sono i veri e propri sostegni per i pomodori. Adesso vi facciamo vedere come si realizza, che è molto facile. Prendiamo la nostra forbice, andiamo a prendere un palo grezzo, diciamo, no? Poi bisogna anche vederlo il palo perché quando ci hai fatto l'occhio. Ecco qui. Si può fare anche, ci sono vari metodi per farlo, si può fare anche con l'acqua.